Direttore Bolzan, al di là del risultato, un'amichevole di prestigio per la Nocerina che torna su un palcoscenico importante come quello del Partenio Lombardi di Avellino e che si è misurata contro un avversario di categoria superiore che ovviamente punta a recitare un ruolo da protagonista nel girone C di Serie C. Sì, innanzitutto il contorno rievoca bei ricordi che sono un po' in là col tempo e quindi poi anche il buon auspicio di poter rivivere un certo tipo di partite con dei contorni simili e anche una caratura di match tra non molto tempo. In merito a quello che è il test, ovviamente non come quello che è calcio d'agosto, agosto che poi tra l'altro è anche finito ma inteso come precampionato, è un qualcosa che lascia il tempo che trova, sia quando si gioca contro squadre di categoria inferiore sia contro squadre di un'ottima caratura per la Serie C in questo momento. Deve essere, l'obiettivo deve essere quello che sia un test allenante che nel caso di questo tipo di partite tiri fuori anche quelli che possono essere dei problemi e capire poi su quali aspetti andare a intervenire in un modo importante, cose che ovviamente si dovrà fare nei prossimi giorni, prossime settimane. Ecco, lei ha osservato con attenzione dall'alto la gara, ha capito probabilmente quali sono le lacune tra virgolette, comunque le mancanze, ma anche da un punto di vista strettamente numerico che ha questa squadra, dove deve intervenire con più urgenza, in che reparto? Le valutazioni sono continue, le strategie poi cambiano, è normale che sappiamo bene che è una squadra incompleta che va potenziata probabilmente su ogni reparto ed è ovviamente anche un limite numerico in questo momento. Abbiamo atteso in un certo senso quello che ci poteva riservare adesso questo momento di mercato, appunto perché si è chiuso il mercato dei prof e quindi tutti quei profili che potevano essere speranzosi di giocare in squadre come questa adesso magari ragionano da oggi in poi con una testa differente e cercheremo di approfittare in ogni modo di elementi funzionali a quello che invece serve a noi. Le faccio io un nome, Pezzi è un che lei conosce ovviamente molto bene, il suo nome ha girato insomma sui giornali, sulle testate online, lo avete trattato, lo state trattando o al momento non c'è alcun contatto con l'entourage del calciatore? Sì, posso dire che è un calciatore che stimo, ma che è un calciatore che non abbiamo mai trattato né menzionato come un possibile rinforzo, probabilmente perché il tipo di caratteristiche del giocatore non sono quelle che stiamo cercando, quindi poi magari sono delle situazioni che nascono da un qualcosa di infondato. Chiaramente un calciatore di grande caratura è passato e quel tipo di caratura di giocatore ovviamente sono quelli che stiamo andando cercando, però non Pezzi. In conferenza stampa le abbiamo chiesto qualcosa sui gironi, lei ha detto ovviamente poco ci interessa, però è un po' strano che al primo settembre non siano stati ancora compilati anche per dare modo alle società di organizzarsi per le trasferte, è una cosa che può penalizzare ancora di più la Nocerina così come tutte le altre squadre, soprattutto le campane che hanno l'incertezza del raggruppamento nel quale capitano. Sì, anche perché poi quando le opzioni sono addirittura 3 e nemmeno 2, allora diventa un po' difficile capire contro chi competi. Non credo che la Lega stessa stia divertendo a gestire questo momento, però evidentemente se c'è un protrarsi di questo tipo di attesa è figlio di alcuni motivi. E siamo qui ad attendere insomma quello che verrà stabilito. Chiaro che un delineamento dei raggruppamenti agevolerebbe anche quella che è un decidersi da parte di alcuni calciatori se andare in una situazione invece che in un'altra.